Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lawrence in questo secondo appuntamento in live su un capolavoro di Creative Assembly che è Total War Three Kingdoms, la nostra campagna in Cina, incredibile, con il DLC Eight Princes, quindi i principi del 280 d.C. Smawei è il nostro personaggio che voi peraltro mi avete fatto scegliere ieri. Allora ragazzuoli, oggi oltre a giocare la nostra campagna volevo anche cogliere l'occasione per spiegarvi strada facendo nel corso del nostro gameplay anche quelle che sono le caratteristiche di Total War Three Kingdoms e che cosa lo rende unico nel panorama Total War storici, cioè quali sono le differenze tra Three Kingdoms e gli altri Total War. Allora, facciamo un breve recap di quello che abbiamo fatto ieri. Ieri ragazzi abbiamo creato lo scompiglio, il furore di Laga nell'antica Cina, perché abbiamo conquistato un sacco di città, siamo riusciti quasi a mettere al sicuro anche un paio di comanderie. Che cosa sono le comanderie? In Total War Three Kingdoms le comanderie sono un po' l'equivalente delle province in Rom 2, per dire. E questo, il mettere al sicuro una comanderia, ci dà ovviamente dei bonus e ci permette anche di massimizzare quelle che sono quelli che sono gli incarichi di eventuali governatori che noi andremo ad assegnare. Three Kingdoms è un gioco estremamente basato sull'aspetto diplomatico. Diciamo che forse tra i Total War storici è quello che ha la componente roleplay più accentuata, perché in Total War Three Kingdoms noi possiamo effettuare anche delle azioni molto più avanzate. Ad esempio, lo spionaggio su Three Kingdoms non è così abbozzato come ad esempio su Rom 2 o in altri Total War. Buongiorno Ciccioli, buongiorno chat, un saluto ad Ale Brunelli, a Vuk, ciao Giuseppe, Andrea Salvarosa, Tora 79, ciao Zov, buongiorno ragazzi. Allora, io partirei proprio dall'analisi un attimino delle nostre comanderie. Allora, noi possediamo nella loro interezza 4 comanderie intere: Jin Zhao, passaggio Q, passaggio V. Ovviamente i passaggi sono delle comanderie ridotte, sono dei monoprovincia, delle OPM. Diciamo che quelle che fondamentalmente ci interessano sono Shengyong, che come potete ben vedere include sia il capoluogo di provincia omonimo, Shengyong per l'appunto, Shanglian e Xicheng, oltre a tutti i vari edifici che nella capitale di provincia noi possiamo andare a costruire. E quando andremo a costruire andremo anche a dare un'occhiata rapida a quello che è il tech tree delle costruzioni, perché è estremamente approfondito, molto più approfondito di quello, non so, di un divide timpera per Rom 2. Sotto invece abbiamo le comanderie contestate. Che cosa sono le comanderie contestate? Le comanderie contestate sono le province che noi non controlliamo interamente. Ad esempio ad Anzong noi possediamo solamente l'insediamento minore di Meixian e a Luongyang noi abbiamo Hongnong. Dunque, ci interessa capire quali sono le fazioni che ci contestano. Allora, Sima Ying ci contesta questa qua, mentre Luongyang, questa già è un po' più complicata perché è l'impero Jin. Dove si trova questa città? Allora, questa città si trova in quest'area qui. Allora, un'altra cosa che volevo chiedervi, ragazzi, siccome ieri mi avete chiesto nei commenti perché è così scuro Total War Three Kingdoms, allora, va fatta una premessa. Nelle impostazioni di gioco voi potete scegliere l'impostazione dell'orario. Potete tenere il predefinito, il circolo giorno e notte veloce o più lento, oppure scegliere delle fasce predefinite che poi dopo si traducono un po' nel loot grafico, nel colore, nell'illuminazione della vostra campagna. Mattina, pomeriggio, sera oppure addirittura notte.
o addirittura utilizzare il tempo reale. Tempo reale viene settato in base all'ora del giorno in cui voi state giocando. Questa, diciamo, è una features interessante. Noi al momento abbiamo settato il pomeriggio. Tutto quello che voi vedete estremamente scuro è nebbia di guerra. Quindi non preoccupatevi, perché se poi noi andiamo a zoomare, devo dire che il colore è abbastanza buono. Se poi la percezione che avete voi dalla live risulta un po' troppo satura, c'è da correggere un po' il contrasto, la luminosità, andremo tranquillamente a farlo senza problemi. Un'altra cosa che mi avete fatto notare durante la live di ieri sono le unit card. Allora, sono andato a scaricarmi una submod molto 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 figa dal mio punto di vista, che va per l'appunto a cambiare il background di tutte queste unit card. Buongiorno intanto a Petrenko, ad Alessandro, ciao Francesco, buongiorno anche a Tricky. Vedete, va mantenendo anche quello che è un po' lo stile di Three Kingdoms, che è questo effetto acquerello, effetto China, no? Che fa molto Cina antica, e devo dire che a me piace. Quindi fatemi sapere anche voi se queste unit card così vi piacciono. Tra l'altro indica anche il rank dell'unità a seconda del simbolino che c'è in alto, mentre invece il background delle unità, il colore, va a indicare la tipologia. Azzurro per quanto riguarda i tiratori, poi abbiamo il verde per i lancieri, il rosso per la cavalleria e così via discorrendo. Insomma, aiuta un attimino il tutto. Ale Brunelli, bravi ragazzi della sezione storica, molto bello il video su Giulio Cesare, se ancora non l'avete visto andate a recuperarvelo dopo la live, è uscito intorno alle 11, video su Lady di Marzo. Perché? Perché oggi, ragazzi, è il 15 marzo, il giorno in cui Cesare venne assassinato in Senato per opera, come ben sapete, di una congiura senatoriale con Bruto a sferrare il fendente finale. Quacque, quacque. Allora, dai, bando alle ciance, vediamo se noi possiamo muoverci oppure no, dobbiamo aspettare il passaggio del turno. Noi perdiamo uno di denaro, ma abbiamo anche tanti, tanti edifici in costruzione. Allora, Shen Yu ci ha dichiarato guerra ed è un principe minore. Allora, Shen Yu si trova in una posizione estremamente scomoda per noi. Estremamente scomoda. Fammi mettere un attimo la diplomazia. Allora, Sma Mo è quello che si era liberato da noi, ok? Che aveva dichiarato l'indipendenza, un nostro ex vassallo, e Shan Yu è quello che ci ha dichiarato guerra adesso. Allora, noi dobbiamo riconoscere per forza la dichiarazione di guerra. Questo potrebbe essere fondamentalmente un problema, nel senso che ci costringe in qualche modo a cercare di lasciare in qualche modo Sma Mo. Noi ce la facciamo ad arrivare in un turno, non penso perché è inverno, Non penso perché è inverno. Noi abbiamo anche relativamente pochi denari e noi siamo una minaccia strategica marginale. Allora, andiamo ad assegnare la perk a Gongsun Hong, che è il nostro fido compagno. Lo stratega che sta all'interno del nostro esercito. Abilità tiro infuocato, ecco, questa me la prendo, perché il tiro infuocato ci permette di incendiare le torri degli insediamenti e questo per noi è estremamente importante. Io direi inizia ad avanzare, tanto a livello di provviste ne abbiamo, fuck the replenishment, questo potrebbe essere un problema. Allora, io direi questo qua può attaccare il passaggio. Il passaggio cos'è che ha dentro? Oh
Due arcieri, tre arcieri, quattro, cinque, sei arcieri, delle lance. Non so come sia la mappa dei passaggi, perché effettivamente se è, diciamo, una sorta di muraglione da oltrepassare, secondo me possiamo anche pensare di difenderlo con una piccola guarnigione. Va da sé che non è che possiamo inventarci chissà che cosa, eh. Noi abbiamo l'esercito dall'altra parte, a questo punto dobbiamo andare dritti su Smamu. Serve più tiro. Ciao Green. Cosa pensi dei film storici famosi come Troia o film di Alessandro Magno? Dipende da che, cioè con quale parametro vogliamo giudicarli. Dal punto di vista cinematografico, devo dire, a me sono piaciuti. Certo, non cerco l'affinità storica in un film, lo giudico per quello che è. Non pretendo che un film sia un documentario, perché un film ha come, diciamo, scopo principale l'intrattenimento. Quindi lo giudico per quello, ecco. Allora, questione di rispetto, che insolenza. Il nipote dell'imperatrice, a detta di tutti, un arrampicatore, ha osato rivolgersi con aria altezzosa all'erede imperiale in persona. Credi che un oltraggio del genere possa essere consentito? Certo che no. Hai la possibilità di intervenire. Allora, noi potremmo opporci energicamente, rimanere in silenzio. No, io lo colpirei, fanculo l'imperatrice. Adesso ha rotto anche un po' le palle. Fino adesso siamo sempre stati pro-imperatrice, adesso è anche il caso che capisca che non ci deve rompere le palle. Allora, non gli entra l'esercito di rinforzo? Io delegherei questa battaglia perché tanto so quattro messe in croce. Serve più tiro, dici Andreas. Ma in realtà no. In realtà no. Secondo me quattro di tiro vanno benissimo. Noi la occupiamo. Ok. E questo qua è Smamo, che dobbiamo andare a prendere, però lo possiamo fare solamente nel prossimo turno. Ok, stiamo dentro, controlliamo i punti movimento dell'altro disgraziato. No, resta sempre qua lui. Direi bene. Direi bene. Questi hanno una sola città. L'ideale per noi sarebbe ingaggiare separatamente l'esercito, annientarlo e poi marciare su Xinye. Marciare su Xinye ci consentirebbe di arrivare al controllo di 2/3 dell'intera comanderia di Nanyang, che direi va anche bene. Tanto a Jinzhao cosa possiamo fare? Jinzhao abbiamo tutta la comanderia piena. Ma vediamo se possiamo nominare. Io gli farei supervisionare la costruzione. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo una fattoria irrigata che è quella che ci dà il cibo. Cibo importantissimo, ragazzi. In Three Kingdoms più che mai. Alloggi provvisori della manodopera. Qua abbiamo i maestri di Giada. Allora, sai che io andrei a fare probabilmente supporto dei nobili è in aumento. Costi di costruzione, edifici mercato e dell'apprendimento. No, andiamo a fare un tempio confuciano. Sì. Se no, scusami, l'infrastruttura militare che cosa ci dà? Fortezza strategica, guarnigione fortificata. No, faccio il tempio confuciano.
che ci va a dare un boost alla velocità di ricerca e meno 10 ai tempi di costruzione. E sia. Se si potesse alzare leggermente la luminosità sarebbe top. Proviamo a 70. Allora, patto di non aggressione. Sigleremo un patto di non aggressione con la fazione Shen Xinxiang. Dov'è questa stronza, scusa? Ma io vorrei capire, questa qua dov'è? Kambing, Sima Liang. Noi non la vediamo questa qua. Dove cavolo sta? Un non aggression possiamo anche farlo. Tanto ci cambia poco. Prego, Ricky. Allora, questi si sono ritirati a Nanyang e noi avanziamo. Lui è dentro a protezione. Mille uomini hanno dentro. No, magari ridurre alla fame 6 turni è un po' troppo. Proviamo a chiedere la resa, non la chiedono, e allora noi andiamo a combattere. In Three Kingdoms, ragazzi, tenete presente una cosa. Allora, la maggior parte delle unità che vengono reclutate, diciamo il 50-60% dell'esercito, non sono quasi mai unità d'elite, sono quasi sempre unità di leva. E quindi hanno un'armatura molto leggera. In alcuni casi hanno giusto giusto lo scudo. Ah, ecco, qua per esempio c'è un diluvio universale, ragazzi, vedete? Ok. Questi hanno lo scudo, ma le loro armature sono estremamente leggere. Questo in che cosa si traduce in soldoni? Si traduce nel fatto che le frecce faranno malissimo. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Allora, vediamo un po' la conformazione del villaggio. Allora, un attacco frontale secondo me sarebbe suicida, nel senso che da questo lato loro hanno 4 torri. Io opterei a questo punto per attaccare da questo lato e ingaggiare solamente queste 2 torri qua. Allora, vediamo di fare una roba di questo tipo. Iniziamo a prendere le 4 lance. Due, tre, voi mi mettete. Beh, a parte che possiamo fare anche così. Voi mi andate dentro nel gruppo 2 e poi direi il tiro mi fa il gruppo 3 con gli arcieri che mi vanno in tiro infuocato. Anche se piove, in teoria dovrebbe funzionare comunque perché in realtà non è che incendiano il legno, incendiano come si dice, la sostanza nella quale viene imbevuta la stoffa, ecco. Ok. Avanziamo. Iniziamo a selezionare 2 di questi e iniziamo a dargli l'ordine di ingaggiare la torre. Per quanto riguarda il tiro, invece, iniziate a bersagliare. A parte che potete mettervi anche qua. Graficamente
graficamente questo gioco fa paura. Secondo me è anche più bello di Warhammer. Sessantotto, settantotto, ottantasei, ottantanove, novantacinque, novantasette, è andato. Ok, iniziate lì. Iniziate ad avanzare con questi. Ci concedono il duello? Duelliamo con lui. Duelliamo con lui. Vediamo se gli ha famo. Ok, già gliele stiamo dando alla grande. Iniziate ad attaccare lì. Ok, chiudere lì davanti. Perfetto. Ingaggiami questo. E iniziamo a portare avanti le nostre, la nostra fanteria con Asha. Sto codardo non vuole duellare. Allora andiamo a ingaggiarlo manualmente. La pece, esatto, non mi veniva. Siamo anche ad ingaggiare. Io direi voi potreste iniziare a supportare il tiro su questi qua. E ritiratevi qui. Dentro. Loro arrivano a rinforzare, chiamano i catafratti loro. Scusa un attimo, aspetta un attimo, bersagliagli qua per favore. Questo è un po' inutile. Questo onestamente è un po' inutile. Allora, noi siamo costretti a questo punto a muoverci anche di qua. Perché se loro ci blobbano così è un disastro. Allora, fate una cosa, attendete qui. Veniamo avanti coi tiratori. Che le balestre gli fanno malissimo. Accelerazione,
Dai, incendiate per favore, su. Non hanno una linea di tiro perfetta. Ok. Questa cavalleria, ragazzi, è scappata per... Ah, sono tornate le loro. Ecco perché è scappata. Infatti mi sembrava strano. Ho detto, ma come ha fatto questa qua a scappare? Ok. Perfetto. Bersagliare lì. Credete che questa è andata. Bersagliate questa. Dai, a fai a incendiargliela. 52. Ok, sono tutti in rotta. Sono tutti in rotta. È vinta. Questi si ritirano, va bene, non è un problema. Il loro l'hanno fatto. Voi iniziate a mettervi di qua. Perfetto. Diamo il nostro generale a combattere la cavalleria. Perfetto. Allora, terminiamo la battaglia. Perdite ne abbiamo avute, eh? Perdite ne abbiamo avute. Le torri hanno fatto più danno di qualsiasi altra cosa. Sì, prendono fuoco anche le foreste, ma quello già in Attila, eh. Quello già in Attila, Trick. Siamo pochini oggi, però, eh. Siamo veramente pochini. Abbiamo ottenuto un'armatura. Sembra anche figa. Chissà se possiamo dargliela a lei. Mentre cammini attraverso un insediamento conquistato, uno dei tuoi ufficiali ti porta in offerta un forziere decorato e sigillato da un pesante lucchetto. Lo colpisci vigorosamente con spada e una volta aperto scopri il suo contenuto. Un oggetto dal valore inestimabile. Un tesoro tra i tesori. Beh, probabilmente è quell'armatura lì che abbiamo trovato. Queste non gliele possiamo dare. Porca puttana. Porca puttana. Forse lui la può avere. Armatura di Smawei, 45 di armatura base. Armatura del saggio. Usata da Liu Shen. Minchia, hai capito l'armatura di Liu Shen? Però chi è che ha skillato, scusami? Sma Wei.
Il nostro generale. Allora, vediamo un po' che cosa potremmo prenderci. Abilità incoraggia, possibilità di blocco dalla distanza, meditazione, abilità irriducibile, 2 morale alla difesa, respinta potente. Allora, vediamo cosa possiamo prendere noi. A me interesserebbe qualcosa che mi dà velocità alla corsa in battaglia. Abilità alleato della natura. Ignora le penalità della foresta. Questo potrebbe farci comodo. Perché comunque in molte battaglie che abbiamo combattuto fino adesso, raga, poche sono state in pianura senza alberi, eh. Va detto. Allora, noi abbiamo sistemato questo problema qui. Ora dobbiamo andare a Shan Yu a sottomettere quell'altro. Com'è il nostro income? 1078. Allora, noi possiamo costruire in Nanyang, che peraltro è contesa con l'impero Jin. Officine statali. Oppure a Jinzhou cosa possiamo fare? Il santuario confuciano. Potremmo aumentare la velocità di ricerca. No. Io andrei in Nanyang e aumenterei le officine comuni. Per avere più denaro, perché al momento il nostro income non è alto, eh. Devo essere sincero. Allora, no, qui non abbiamo neanche nessuna missione del consiglio di fazione. Noi tra un turno facciamo i rituali taoisti. Per accedere al livello 2, noi dobbiamo essere principi. Come facciamo ad essere principi? Dobbiamo raggiungere il ruolo di principe. E per ottenere ciò abbiamo bisogno di 31 punti prestigio. Ok. Alla caccia dei punti prestigio. Sì, Ped, le torri sono veramente, veramente micidiali. Sma Ying, trattato di pace con Sima Ping Min. Ping Ping. A Ping Min. Ping Chiling. Ok, abbiamo fatto i rituali taoisti. Il vero problema. Copertura delle spie, 20 influenza commerciale più uno agli accordi commerciali. Anche questo ci farebbe comodo, eh. Avere una rotta commerciale in più su soldi. Allora, noi dobbiamo andare a pestare Shan Yu. Noi abbiamo possibilità di chiedere il transito militare a sto tizio. Questo vuole 367 per 10 turni. A me va bene. A me va bene perché mi consente di risparmiare un sacco di tempo. 40-199. Voi iniziate a passare di lì. Così facciamo replenishment e poi andiamo a pestare lui. Mentre a Jinzhao noi abbiamo ancora soldi per poter fare qualcosa lì, eh. E andiamo a farci il tempio di livello 2. Il tempietto dell'amore e del piacere effimero. Sma Yong, Sma Lun. Hanno formato una coalizione. Aia.
Aia. Aia. Potrebbero dichiararci guerra, eh? Potrebbero dichiararci guerra. Noi però, vedi, dobbiamo arrivare lì. Noi dovremmo fare il replenishment e poi attaccare di lì. Bel problema questo, eh. Dotazione acquisita, stallone rosso. Aspetta un attimo. Noi abbiamo un puro sangue grigio. Esemplare fuori dal comune. Io andrei a prendere... più 20 al bonus di carica, prendiamo lui. Prendiamo lui e vediamo se a lei possiamo dargli... non possiamo darglielo. Attualmente in ricarica. Ok, possiamo darglielo al prossimo turno. Beh, abbiamo guadagnato un cavallo importante, eh. Ciao Alex, buongiorno Magical Pyro. Ciao ragazzi. Dunque. Smalun. Ma con chi, scusa? Un amico in difficoltà, He Mengping. Chi è He Mengping? Ah, sentinella. E lei. È migliorato il rapporto, molto bene, perché la coesione è fondamentale per noi. Senti, ma noi riusciamo a fare... esatto. Possiamo fare un lavoro di questo tipo. Yu Shen, nobile di corte, veterano delle milizie, cosa possiamo dargli noi? 8 all'istinto, 1 agli eserciti disponibili. Prendiamo questo. In previsione futura. Ci vogliono le catapulte, eh sì. Sma Hing? Chi è Sma Hing? Dov'è? Sma Wei, Sma Hing è questo qua. Vuole il transito militare. ...39. Allora, no, va bene, dai. Passa pure da me al momento. Noi potremmo anche provare. Minchia, l'impero Jin ha un esercito pieno che sta passando dai nostri territori. L'impero possiede una città che a noi servirebbe per chiudere una comanderia. I Dakin, popoli oltre i confini della Cina, sono portatori di ricchezza e sapere, se solo si ha la pazienza di ascoltarli. Non capiremo un cazzo di quello che dicono. Dalla via della seta vanno e vengono emissari di terre lontane, con essi arriva l'illuminazione. Un nuovo anno ha inizio, una nuova opportunità per guidare il tuo popolo verso il suo destino. L'imperatrice richiede una punizione. Ancora.
No, si attacca al cazzo l'imperatrice. Mi sta rompendo veramente le palle l'imperatrice. Io ve la dico, ve lo dico, eh. Io ve lo dico. Noi qua dovremmo andare a Badong. Non ha una garrison particolarmente grossa, eh. Noi potremmo tenerli sotto assedio. Potremmo tenerli sotto assedio perché abbiamo le scorte piene. Noi abbiamo fatto quello. Forza lavoro Kiaoren. Prendiamo la forza lavoro. Schiavizziamoli. Ciao Roby! Sono contento. Spero ti piaccia anche questo su Three Kingdoms. Ecco, l'impero ci ha dichiarato guerra. Questo deve sempre venire a rompere i coglioni. Allora, Shan Yu esce in campo aperto. Loro hanno un sacco di tiro. Ne hanno tre. Tre arcieri. Quattro arcieri, un balestriere. Ci stanno sopra a livello di tiro. Riuscire a chiuderli subito sarebbe il massimo per noi. Io non so quante città hanno questi, se questa è la loro unica città oppure ne hanno altre. Minchia, non si vede una minchia! Non si vede una minchia! Tolgo un attimo il reshade perché sennò non si vede niente. Allora, attaccano loro. Allora, iniziamo. Voi mettetevi qua. Devo capire da dove ci attaccano loro. Loro ci attaccano da lì. Quello è nascosto. Ecco, se riuscissimo a vincere un duello per noi sarebbe il massimo. Per noi sarebbe il massimo. Prendimi lui e lei
e mettimeli qua. Lui lascialo qua dietro. Più è capire se loro adesso ci attaccano, visto che sono usciti, o dobbiamo attaccare noi. Questo potrebbe essere un problema. Mettiamo per due in velocità. La nostra è anche una zona buona per ingaggiare, perché abbiamo questa radura davanti e noi possiamo usufruire delle... della torre difensiva, ma anche delle foreste che diminuiscono il danno nemico da tiro sulle nostre truppe. Questo non è visibile, il bastardo. Andiamo a fare un aggiramento di cavalleria. Ma dove diavolo sono loro? Vorrei capire se avanzano o no. Questo è un bel problema per noi, eh? Se loro stanno in difensiva, noi dobbiamo stanarli. Che non è bene. Eccoli lì. Questo non vuole duellare, stronzo. Ma vediamo se riusciamo a tirarli verso il nostro esercito. Adesso la nostra torre No, fermati, mandaci questo. Mandaci questo, che le Jian comunque reggono un sacco, eh. Le Jian reggono un sacco. Noi dobbiamo riuscire a prendergli tutta quella roba lì.
待任阁下功名永垂，我当弃之如饴，无耻狗贼！ 很是吃力，需要帮手。有趣啊！你又能鼓唇弄舌，又能战场厮杀。 Dentro lì, dentro qua, dentro qua, dentro qua. Dobbiamo tirargli giusti tiratori. Dobbiamo tirargli giusti tiratori. Tu devi ammazzare lui. Questo stronzo non vuole duellare. Sto stronzo non vuole duellare. Dai cavalleria, muovetevi. Dentro lì voi, dentro lì voi, dentro lì voi, dentro lì voi. Dai dal fianco, dai dal fianco, dai dal fianco. Dentro qua, dentro, dentro, dentro cav, dentro cav, dentro cav, dentro cav. Catturalo. Tu, prendere sti cavalli. Ok, prendegli questo. Bloccare lì. E adesso a prendergli questi tiratori qua. Sono molto frenetiche le battaglie su Three Kingdoms. Basta veramente poco per perderle. Tu fai una carica qua dietro. Tu carica qua. Tu carica qua. Interrompi. Voi due attaccare qui. Stringi su questo. Dai, 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 sì! Con un bel po' di perdite, Con un bel po' di perdite. Però devo dire che le nostre cavallerie hanno fatto una strage. Si distacca molto. Beh, sì.
Sì, allora diciamo che il principio base, quello sasso carta forbice, questo counter a quello, quello counter a quello, lo trovate in tutti i Total War. Però il terreno conta tantissimo, conta molto di più. Cioè l'high ground la differenza la fa, in Rome 2 non esiste l'high ground. Ok, Furia. Io direi. Reclutiamo. 豪情莫贼，澄清四海。 L'impero Jin ha dichiarato guerra a Sma Wei, quello è un problema. Perché ci ha dichiarato guerra a noi. Allora, lei che cosa può fare? Abilità. Battaglie notturne. Night Commander. Questo può farci comodo. Io direi. No, continuare l'assedio per forza. Il vero problema adesso è l'impero. È l'impero perché ha un bordo su di noi che è estremamente vasto e non è facile per noi andare a contrastarli. Noi dobbiamo battere Shanfu il prima possibile e poi dopo dirigerci ad est velocemente, cercando di committare il più possibile delle battaglie campali con eserciti grossi loro, ovviamente vincendole, va da sé. Allora, Shengyong, noi potremmo alzarla. Alziamo Shengyong. Questa è la comanderia centrale per noi. Ma sai che forse anche questi sono in guerra con l'impero? Cao Huan. Beh. Noi potremmo farci anche. Questo è Cao Huan. Cao Huan è qua. Io direi. Potremmo richiedere dei. No. Richiedi pagamenti regolari. 88.此次会晤收获颇丰，多谢属下。 Quindi ti sei dichiarato in piena rivolta contro di lei. Ora non puoi che marciare verso la capitale e liberare l'imperatore dalle grinfie della moglie. L'uccello di Giada. È l'uccello di Giada, mio signore. La visione di un uccello di Giada è un ottimo presagio, poiché la Giada indica le questioni imperiali e l'uccello rappresenta un essere che può superare il divario tra terra e cielo. Ok, bene, ce ne faremo una ragione, mio signore. But first, no, ai, ci ha fatto perdere le cavallerie cazzute. Porca puttana. A noi possiamo fare pace con Don Guanyu.
Allora, dobbiamo andare in pace forzata con loro. Perché adesso siamo contro l'impero G. Porca puttana, questa non ci voleva. Questa... Ah no. Ah, in convalescenza. Ok, 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 in convalescenza. Ci vogliono due turni per farla ritornare indietro. 1492. Porto di pesca, alloggi per il reclutamento dei braccianti. Ripariamo queste due. Appare Nanyang, non mi sembra una gran cosa, eh. Vediamo cosa possiamo prendere da questa qua. Allora, noi potremmo... Potremmo prendere un trabocco. Ma questo, capito, mi fa anche balestrire a cavallo, porca puttana. Questo mi fa anche balestrire a cavallo. E può reclutare anche la fanteria Chu. Sti grandi cazzi. Io tirerei su un altro balestriere e andrei a reclutare i due arcieri che abbiamo perduto dall'altra parte di qua. Cosa dite? Ciao Marco, le mod le trovi sul workshop di Steam. Potrebbe convenire integrare il vassallo. Oh, siamo diventati principi, ragazzi. Siamo diventati principi. Oh, questo è importante. Perché sblocchiamo il comandante supremo, l'eccellenza suprema, e oltre a questo apriamo la corsa al gran principe e sblocchiamo le riforme di livello 2. Interessante, croccante. Allora, noi iniziamo ad andare a vedere Luoyang, è la capitale. Noi dobbiamo andare qua. Allora, vediamo un po' se possiamo. Questa già stazione carovaniera della Via della Seta, questa già la possiamo appare. Ti dico, bisogna aspettare a integrare il vassallo, perché non so se ti ricordi. Mo chi messi? Chi è Sima Mao?
Sto scemo è un principe minore. Oh, cazzo. Xu Yan, va bene. Ma io mi domando. Allora, e qua dobbiamo... Qua dobbiamo reclutare un nuovo esercito. Questo già può prendersi le fanterie buone. A sto punto dobbiamo sistemare Sma Mao. Sma Mao che però lui dovrebbe venire a Badong. Badong potremmo eventualmente reclutargli un altro generale. Io direi facciamoci questo che velocizza il reintegro delle truppe. Questione di carattere. Ti imbatti in due cortigiani nel bel mezzo di una discussione. Uno di loro afferma che la compassione sia la virtù più meritevole, mentre l'altro insiste che la rettitudine dovrebbe guidare ogni azione. Nessuna l'intelletto è più importante. Allora, io direi tu inizia a muoverti qui a nord. Muoviti un po'. Tu passaggio Tong, passaggio V. 1300, 1030, e costano come non so che cosa, porca puttana, costano come non so che cosa. Allora, iniziamo a vedere una cosa. Il problema qual è? Il problema è che annettendolo mm.
Sono due città. Allora, noi potremmo annetterlo, onestamente. No, perché mi abbassa troppo l'attitudine. In questo momento abbiamo pochi eserciti e siamo in guerra su due fronti opposti. Non è che sia al massimo. Non è che sia al massimo. Allora, tu inizia a spostarti di qua. Mi recluti quello lì. Minchia. Questo è Smahing. Smahing è qua a nord. Beh, con lui vedi, già stiamo messi bene. Con lui siamo messi molto bene a livello diplomatico, eh. A me quello che interessa è riuscire ad avere uno barra due fronti con degli alleati, perlomeno diciamo sicuri, che non ci attaccano, che non ci tradiscono. Coviamo la mia ira. Coviamo la mia ira. Tu vammi dentro a Nanyang. Ok. Tu adesso. Ragazzi, che devo connettermi come Johnny Mnemonic perché si sta scaricando la batteria. Allora. Noi potremmo prendere Qisheng. Ok. Liu Shen. Soddisfazione del generale bassa. Ok. Allora, Liu Shen è questo generale qua, che è in presidio.
noi dobbiamo anche vedere una cosa. Comandante supremo e Manping la mettiamo qua. Ok, adesso il nostro income è a terra, è normale perché li paghiamo comunque quando gli assegniamo le cariche, eh. Ma in questo momento mi servono. Ok, Sma Yong ha dichiarato guerra all'impero Jin. Quindi l'arma squisita, quindi in realtà l'impero Jin adesso è fottuto, cioè è fottuto. Allora, io vorrei capire una cosa. Langxiang ci serve per chiudere la comanderia, quindi sarà il nostro primo obiettivo. Sarà il nostro primo obiettivo, Langxiang. Vabbè. Via. Perfetto. Più 6 di furia noi occupiamo normalmente. E abbiamo messo al sicuro la comanderia. Abbiamo messo al sicuro la comanderia. Molto bene. Ora tu devi fare un po' di combattere senza cavallerie? Difficile, ma siamo costretti a farlo. Ci serve un esercito. Abbastanza leggero. Noi dobbiamo addentrarci a Warong. ...168 per 10 turni. Va bene. Facciamo un non aggression con Sima Liang. Manca solo che questo qua ci dichiara guerra e magari entra in coalizione con Sima Mao e poi siamo veramente a posto. Poi grido come un ossesso. Come diserzione imminente. Pericolo. Rancore verso la fazione. Porca puttana. Merda, questo è un problema. Questo adesso si ribella sicuramente. Porca troia. Porca puttana, porca puttana, porca puttana. Thank you.
Smahing formerebbe la coalizione. Mio. Troppo. Questo c'ha soldi. Ce l'ha già il seguace che gli dà soddisfazione. Esatto, vai ad ammazzare la zoccola. Ok, adesso siamo in coalizione. Merda, quello è un grosso problema, eh. Questo qua è un grosso problema. Però questo gli dà lo schieramento di guerriglia. E io non glielo vorrei dare lo schieramento di guerriglia. Perché questa comunque la metti, mi si ribella. Noi potremmo esiliarla. Oppure gli diamo un dono. Ecco, col dono la teniamo buona per un po', perché a me quello che mi interessa è che adesso che siamo in guerra questa stia buona e non caghi il cazzo. Ma noi qua non possiamo dargli una minchia. Ok. Ok, ok, ok. Con il dono la teniamo buona per un po'. No, chiaro, il problema è che il meno è tanto. C'ha quel 10 di eventi recenti che è un dito in culo. Allora, Lanchang, cosa c'ha qua? Deposito di legno di pino. Busta il legno di pino, mio signore. Busta il legno di pino. Illusione corpo a corpo per la fanteria da mischia, direi doverosa, perché questo è tutto fanteria da mischia. Inizia a venire qua. Anzi. Ok, deve passare da lì. Stai di lì, così fai replenishment. Ok, allora tu devi venire qua. Tu devi venire qua. Mettiti in accampamento. Ok.
若非两败俱伤，我方才不会议和。 Cioè, questo vuole un territorio, ma puoi succhiarmi la... ma ti pare che ti do un territorio, stronzo? Adesso vengo in capitale e ti fisto, proprio. Questa qua mi fa paura, perché guarda come scende qua. È un problema. Ci serve soddisfazione nella nostra fazione. Questa mi odia proprio. No, no, stai lì. No, no. Che se riuscissimo a togliergli questa città qua... Ah, questo è il cancello. Ah, è il cancello questo. La la. Allora, tu... Tu direi che puoi iniziare a muovere verso Nan. Porca troia. C'ha un sacco di tiro lui. La città che cos'ha? Non la prendiamo mai nella vita. Torna indietro. O sfruttiamo per passare, ma vedi, dobbiamo passare per forza da lì, no? Devi tornare indietro. Non possiamo affrontare le due guerre contemporaneamente, raga. Dobbiamo farne per forza prima una e poi l'altra. Abbiamo un qualcosa che ci aumenta la soddisfazione? Costi di reclutamento. Io direi, questo mi sblocca unità, questo mi fa sbloccare, vabbè, la merda, ma vabbè, questo cosa mi fa sbloccare? Fanteria con G, la cosa più inutile del mondo. Xu Yan chi è? Xu Yan è questo, nella coalizione. Ma va bene. Va bene. Tanto Xu Yan è a nord, non rientra in questo momento tra le nostre mire. Per forza, è nostro vassallo. Non... Che palle, però. Che palle.
Fammi vedere un attimo. Cao Juan è ancora a rompere i coglioni. Cao Juan è sempre lui. Allora, beh, adesso però attacchiamo, eh. Noi potremmo delegare e conquistare il portone. Perché comunque abbiamo il trabocco. Ok. Guarda le migrazioni di carretti qua sotto. E qua davanti abbiamo di fronte a noi la capitale imperiale. Capitale imperiale che, bah, in realtà fa abbastanza schifo. Fa abbastanza schifo. 2003, vediamo se adesso possiamo boostarla Nanyang. Io aumenterei le cave di giada che ci danno denaro. Assolutamente. E tu succhi, mio signore, cioè non è che puoi fare tanto. Tu devi stare qua. Noi come amministratore non possiamo mettere nessuno. Non abbiamo i soldi. E dobbiamo tenere sempre d'occhio sta stronza. Dobbiamo fargli i legali. Vedi lui com'è contento. Anche se dichiariamo guerra contro l'imperatore, lui è contento. L'ho detto prima, Marco dell'Orco. Le mod si scaricano dal workshop di Steam. Aspetta, eh. Mio. Adesso il bastardo dell'impero, porca puttana. Noi siamo in guerra con l'impero Jin, con Sma Mao, che è questo qua sotto, e coi gialli. I gialli, che sono Cao Wan, so qua, eh. Cazzo, questi so qua, eh. Porca puttana, però. Allora, vediamo se riusciamo a sistemare in fretta la questione imperiale. Non hanno eserciti in capitale. Ok, depreda e occupa, perfetto. Allora, prestigio bonus alla diplomazia. Noi adesso abbiamo il controllo sull'imperatore, però un reggente accettabile. Il tuo ingresso nella capitale passa in sordina. Non trovi le grandi celebrazioni che ti aspettavi? Ci credo, ho fatto pazza, ho razziato tutto. Ti viene offerta la reggenza dell'imperatore controverso. Allora, noi potremmo controllare l'imperatore o diventare imperatori, usurpare il trono. Il problema è che usurpare il trono in questo momento, secondo me, potrebbe essere un grosso problema.
Accettiamo. Allora, noi abbiamo il controllo sull'imperatore, intanto. Che è la cosa più importante. Questo ci dà bonus. Sta stronza, per esempio, no? Sta stronza. Allora, vediamo un po'. Questa la comanderia di Luongyang è nostra. Allora, se la comanderia di Luongyang è nostra, io proverei a questo punto a fare la pace con l'impero Jin. Non aggression, non ce lo danno. Loro sono molto poveri di cibo, molto poveri di denaro. Vediamo se riusciamo a prendergli delle dotazioni. No, eh. E allora... vediamo di pagamenti regolari, impoverliamoli ancora di più. 193. Richiedi commercio di provviste. Li facciamo morire di fame. Sono molto poveri di cibo e molto poveri di denaro. Noi gli chiediamo la pace in cambio di cibo e denaro. Devono schiattare questi. Ok. E adesso ci concentriamo invece su sto bastardo di Zhao Yuan. Zhao Yuan... Zhao Yuan, allora innanzitutto noi qua possiamo capire un attimino come riparare tutto. Ok, noi guadagniamo 1500 ci consentono in teoria. Noi potremmo prendere Zhongli Hong. Allora, Zhongli Hong però ha un problema. Non può prendere le cavallerie. No, in realtà le ha, ma fanno veramente schifo. Questo le ha e fanno veramente schifo. Questo le ha e indovinate, fanno veramente schifo. E allora tanto vale, noi prenderemo... andiamo a prendere 4 cavallerie. Per forza. Anche se fanno schifo, ci servono. E potenziamo. Zhongong ha la soddisfazione generale bassa. E noi gli diamo questo coso qua, così gli alza la soddisfazione. Poi, la Manping stronza. Immune alla paura e al terrore. Questa stronza qua è pericolosa.
ama di più i nostri nemici di noi. C'hai poco da fare. Fattorie irrigate, armaiolo famoso. Allora, qua potremmo andare a fare una bella locanda. Ma Mattia, guarda, devo dire bene, bene. Siamo riusciti a districarci tra tre guerre contemporanee. Abbiamo conquistato la capitale. Ah sì! 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 Si è suicidata la vecchia bastarda! Allineamento alla potenza, vaffanculo sta stronza. Lei è contenta che è morta? Se è morta la stronza, è morta la stronza. Questo gli sto sul cazzo io, però. Vediamo se con il tempo... Allora, la stronza qua... Facciamogli un dono. Facciamo un dono anche a lui. Maggiore quantità di danni alle mura, prendiamolo, perché lui è quello che poi dopo ci servirà. Allora, noi dobbiamo andare da Cao Huan. Per andare da Cao Huan dobbiamo rifare il giro da qua sotto. Il problema è che adesso siamo bloccati. Io ho bisogno del transito militare con l'impero Jin. Porca puttana. Ma scusami, eh. Passaggio Angu. 31 per il passaggio Angu. Il passaggio Tong. Beh, Angu mi servirebbe. Ma senti una cosa, ma se io carissimo ti svendo... questa roba qua, meno 23. Meno 20. A mo sto stronzo è... Non è fattibile. No, lo so che posso passare... Ah, dalle montagne, dici? No, non posso passare dalle montagne. Vabbè, senti, me ne sbatto il cazzo. Non glieli do tutti quei soldi. No, non posso attraversare questa catena montuosa. Il problema è che non avere il passaggio con l'impero significa che
La capitale imperiale, dove teniamo soggiogato l'imperatore, è isolata. Noi dovremmo avere anche l'altro cancello, cazzo. Smacking. La Madonna. Andiamo gli arcieri di dietro. Abbiamo poco cibo noi, eh. Chissà che dobbiamo comprare cibo, sai. Allora, l'impero Jin ha attaccato Cao Huan, che è quel tizio. È questo qua. Ed è pure dentro lui. Ed è pure dentro. Questi sono in guerra con noi. Bajin è in guerra con noi. Allora, Liu Shen potrebbe scendere verso qua. A sto punto scendiamo. Commettiamo, terremo sotto assedio, ragazzi. Aspetta, Wan Xing chi è? Sima Long, Cao Wan, Biang Bin Qiling. Non la vediamo. Vabbè, invitiamola in coalizione. Un altro bel accordo commerciale. Noi abbiamo bisogno di cibo. Noi abbiamo bisogno di cibo e proviamo a vedere Sima King come è messo col cibo. Che è povero, ma porca puttana. È povero in culo questo. Chi è Sima Ping Min? Molto. Ma no, ma i nostri alleati non c'hanno cibo, porca puttana. Tutti molto povero. Noi abbiamo bisogno di cibo. Più 75% alla produzione di cibo. Taglialegna di pino può aspettare. Beh, oddio, anche no. Allora, tu inizia ad assediare. Riducete la fame. Se non schiattiamo prima noi. Voi
voi attaccate subito. Assumiamolo. Allora, vediamo se qua possiamo fare... Ah, questo ha l'allevamento di bestiame, che ci dà cibo. Bene. Mi fa piacere. Più 10 all'armatura di tutta la fanteria con lancia. Prendiamolo subito. Beh, di chi il cibo bisogna zappare, sti qui menano e basta. Ma il vassallo, cazzo, non c'ha cibo, puttana Eva. Molto ricco. Wang Xing, per esempio, sto stronzo, no? No, che Chang. Ecco, Wang Xing. Quattro di cibo, quanto vuole? 653 per 10 turni. Minchia, non me ne dà di più. Più di 4 non me li dà. Lo strapaghiamo, ma lo strapaghiamo, ma fammi vedere questo. Ecco, questo jack tipo che mi dà 13, no? Questi vorrebbero... Cosa vorrebbero? Xi Cheng? Ma anche no. Ma io ti do questa e ti do questi qua. Esatto. E poi ti do... Poi ti do dei, ti faccio un pagamento regolare. Va bene. Va bene, almeno abbiamo cibo. Però, vedi, dobbiamo stare attenti a questa cosa qua, perché comunque costa troppo avere questo cibo qua. Minchia, quanta roba ha sta città, oh. Puttana. Prosciuga, eh. Più 25% alla produzione di cibo. Direi che andiamo su questa ricerca. E passiamo il turno. Sì, ma Pingmin, vieni in coalizione anche te, dai. Facciamo una coalizione enorme. È la coalizione enorme, mio signore. Sono troppi. Zai da xia qiu jiu wan le. Ni dui wo fang pu ju wei xie, bi xu jia yi. Chiediamo aiuto. Cosa? No, vabbè, raga, non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere, ma porca puttana, da... Ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma Kucheng. Ah. Allora, senti una roba, tu. Suo hua xiao xin di.
Smamau, sto stronzo, la pace non la vuole. Questo la vuole la pace. Allora, andiamo in pace con lui. Meglio così che non entrano in coalizione, perché se adesso sto bastardo qua che si è ribellato. Allora, noi dobbiamo andare da Kechang, Huang Xing. Ciao, ciao minchia, qua possiamo giocarcela in difensiva con lui. Torna nelle tue terre, così fai replenishment. Sì, esatto. Esatto. Ci vogliono massacrare sti stronzi. Il vero problema è lui. La domanda è: mandare lui? Bel problema, giovanotto, eh? Possiamo usare le spie, Vuk, hai ragione. I miei alleati sono dei grandissimi pezzi di merda, comunque, posso dirlo. Allora. Inizia a marciare lì. Tu prenderai la... ti metterai sulla difensiva. Allora, signori, sono le 4. Abbiamo esaurito le nostre 2 ore di tempo oggi per proseguire con la campagna. Tutto sommato, devo dire che è stata una run positiva perché abbiamo soggiogato l'imperatore. Ma resta Cao Wan, che è estremamente ben difeso. E io credo che l'unico modo di poterlo affrontare è o mergere con 2 eserciti, ma non ce lo possiamo permettere al momento perché dobbiamo distaccarne uno a combattere a nord, oppure giocarcela in difensiva, magari terminare il replenishment con Liu Shen e poi provare magari un'imboscata in queste foreste. Fatemi sapere nei commenti la vostra soluzione. E poi lasciateci un bel like se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci tanti commenti, a voi costa pochissimo e a noi fa capire che volete vedere ancora Three Kingdoms sul canale. Io vi ringrazio della compagnia e vi ricordo, questa sera alle ore 21 c'è la Super Live, seconda puntata sulla piattaforma Viola, alle ore 21 della Royal Rumble di Europa Universalis 4. Ciao belli, a stasera.